Buonasera a tutti. Quello di cui parlerò come primo argomento è un restauro che risale agli anni, proprio ai primi anni 90. Ancora non avevo assunto la direzione del laboratorio restauri. Dunque con altri colleghi facevo da coordinatore al restauro che vedremo fra un po'. Questo per dire che mi scuso in questo caso, vi prometto che le altre immagini saranno tutte molto belle, ma in questo caso potremmo avere qualche piccolo fuorifuoco dato dal tempo passato tra l'acquisizione delle immagini e oggi. Passando per la porta a destra dell'altare dell'Incoronazione si entra nella sala del martirologio, con affreschi del XII-XIII secolo alquanto deteriorati. Questo non sono io, ma è la guida del Touring Club che agli inizi degli anni 90 del Novecento citava e esauriva così in breve l'argomento proprio sull'oratorio di San Giuliano nella Basilica Pontificia di San Paolo fuori le mura. Lo troviamo, questo è il transetto, eccolo qui, prima tra il transetto e il chiostro in questa posizione. La scarsa importanza attribuita al sito era confermata anche dalla diversità di denominazione che aveva assunto in relazione alla sua destinazione d'uso nel corso dei secoli. La guida del Turing la definiva sala del martirologio, ma la si ritrovava anche sotto la definizione di cappella del martirologio, cappella di San Giuliano o aula capitolare. Il percorso iconografico dell'oratorio rimanda alla devozione dei primi pellegrini, perché un tempo, è chiaro, i pellegrini, il viaggio dei pellegrini comportava non pochi rischi e quindi per garantirsi un percorso senza imprevisti non rimaneva che affidarsi ad una protezione sicura, come quella appunto di San Giuliano. In tutto il Medioevo la fama di San Giuliano fu enorme e infatti in questo oratorio è stato raffigurato su una delle pareti con il bastone da pellegrino che apre la schiera dei martiri uccisi sotto la persecuzione di Diocleziano e Massimiano e che furono traslati da Antinoe a Roma. Alcuni di essi sono facilmente riconoscibili dalle iscrizioni superstiti, ancora visibili sulla fascia inferiore della cornice, tra le quali si leggono San Celso, Santa Marcianilla, definiti rispettivamente Puer e Mater, e Santa Basilissa. Ecco il particolare dell'iscrizione, San Celsus, Marcianilla e Basilissa Puer Mater. Con loro si trovano rappresentati anche apostoli, martiri, diaconi, santi e sante vergini, scanditi da palme da dattero e da piante d'alloro, che fanno ala alla crocefissione. Questa crocifissione è posta nella parete nord, quella proprio aderente, attigua al transetto. Nell'iconografia cristiana la presenza della palma è legata alle sacre scritture, perché nelle sacre scritture si legge, e cito, «Come fiorirà la palma, così farà il giusto». E quindi
siccome la palma produce un'infiorescenza quando sembra ormai morta, anche i martiri avranno la loro ricompensa in paradiso. Per la loro, invece, è il simbolo di eternità, in quanto è sempre verde. Dunque, andiamo a conoscere la struttura di questo ciclo pittorico. Perché su una muratura denominata romana furono tracciate delle grandi linee di partizione degli spazi con colore nero. E questo colore, le tracce di questo colore lo abbiamo rinvenuto proprio su uno di questi mattoni. E per muratura romana si intende, si chiama muratura romana o a sacco, e si intende un conglomerato costituito da blocchi tufacei, pietrame e laterizi commessi con malta di pozzolana e calce. Dunque, su questa struttura non è presente l'arriccio, ma fu steso un intonaco di calce e pozzolana con uno spessore variabile all'intorno mezzo centimetro, due centimetri circa. L'ordine delle puntate, sempre simile, ha il classico andamento orizzontale. Eccolo qua. Un andamento, cioè un modus operandi in uso fino alla fine del XIV secolo e che corrispondeva ai livelli dei piani di calpestio delle impalcature, come possiamo vedere da questo da questa mia ipotesi, da questa mia ricostruzione. Qui abbiamo già le parti terminate dal pittore, il piano sottostante continua a stendere gli intonaci, qui c'è la sinopia, che è l'abbozzo, eccetera, eccetera, l'abbozzo della composizione. E più in basso ancora vediamo la tracciatura, il segno degli assi, perciò invertendo l'ordine temporale abbiamo la tracciatura dell'asse verticale e orizzontale, la specie di riquadratura della parete per definire i piombi e gli assi dei personaggi, poi la stesura dell'intonaco, la sinopia e la redazione finale. È chiaro che il disegno va letto al contrario. Chiaramente, in questo caso, si dipinge dall'alto e si scende verso il basso. Quindi, ad una prima stesura dell'intonaco della fascia decorativa di culmine, ne seguiva un'altra ad altezza d'uomo per tutto il resto del ciclo pittorico. All'interno di queste stesure furono eseguite alcune cesure di fine giornata verticali e orizzontali, queste, vedete, questi piccoli rappezzi, ma non hanno in realtà un significato tecnico, sono solamente delle piccole modifiche in corso d'opera, perché comunque a quel tempo si dipingeva appunto per livelli di puntate. Da domani in poi vedremo l'ingresso in questa tecnica delle giornate, del dipingere gli affreschi pezzo dopo pezzo. Per la ripartizione generale degli spazi fu impiegata l'incisione diretta e la tecnica della battitura dei fili o del cordino, così come per tracciare le aureole furono impiegati dei compassi a doppia punta, dei quali noi abbiamo ritrovato anche i fori di puntamento che sono segnati da queste freccine.
Chiedo scusa ai tecnici, però mi devo rivolgere anche a chi non ha così una grande dimestichezza con le terminologie tecniche. La battitura del cordino, l'incisione diretta per i non addetti, che cos'è? La battitura del cordino, che ritroveremo, è un antico processo per poter ottenere delle lunghe linee verticali e orizzontali in un'unica soluzione. Come posso tracciare su questa parete un rigo che la attraversi da punto a punto? Soprattutto se non sono a livello del piano di calpestio, ma sono già su dei ponteggi ad un'altezza considerevole. Come faccio? Non posso prendere un regolo, segnare diversi punti, unirli e poi far passare questa linea. C'è il rischio di sbagliare a connettere queste parti. Allora si prende una cordina, una cordicella vera e propria, si passa in un cartoccio con della polvere colorata, rossa, nera, bruna, si fissa un chiodo da un lato, nel caso di una linea orizzontale, si fa tenere da un aiuto o si rifissa un chiodo dall'altra parte tendendola, si prende al centro, si pizzica, si tira e si rilascia. La battitura, questo impatto della cordina sulla superficie dell'intonaco fresco, lascerà per sempre una impronta di questa polvere, che io poi potrò da lì derivare le perpendicolari, le parallele, eccetera, eccetera. Così come l'incisione diretta non è altro che una traccia, una riga eseguita con uno strumento appuntito sull'intonaco umido, o a volte si usava anche farlo direttamente sull'intonaco già asciutto. Quindi, per la ripartizione generale degli spazi fu impiegata, come abbiamo detto, l'incisione e la tecnica della battitura. Dunque, le cesure verticali e orizzontali dell'intonaco, quelle che abbiamo visto poco fa, non seguono mai la sagoma delle figure, ma disegnano forme relativamente rettangolari che fanno supporre la presenza sulle impalcature di maestri e aiutanti di varia estrazione e formazione stilistica, tutti all'opera nello stesso momento, come vedremo in seguito dall'analisi stilistica. Si può dunque ipotizzare un'assegnazione ben definita per la realizzazione dei riquadri, con una organizzazione esecutiva alquanto programmata, che non esclude l'ipotesi del ricorso ad una sorta di patroni ante litteram. Ante litteram perché il loro impiego è stato documentato a partire dal XIV secolo. Qui siamo molto prima. Però quello dei patroni è un argomento di estremo interesse e che tornerà nel corso di questi nostri incontri e anche degli incontri futuri, ma che assumeranno accezioni diverse chiaramente in relazione all'epoca di impiego, perché si parlerà più in là, già da domani, per esempio di modelli, cartoni, modelli, eccetera, eccetera. Vedremo le distinzioni. Dunque, nei secoli di riferimento che attengono all'oratorio, questi patroni si trattava in genere di sagome di carta oleata utilizzata per agevolare e velocizzare il lavoro di impostazione
di grandi cicli pittorici e non potevano potevano essere utilizzati per sagome di figure intere o parti di esse. Carta oleata. Avete provato a ungere un foglio di carta? Diventa trasparente. Ecco perché. La carta oleata sostituiva la carta lucida di oggi, diciamo la carta da ingegneri o l'acetato di oggi. Essendo trasparente si poteva presentare, appoggiare sul muro e capire, per capire dove posizionarla. Dunque, abbiamo detto, anche se i patroni sono documentati a partire dal XIV secolo, però non si può del tutto escludere l'utilizzo di espedienti più o meno simili in cantieri basso-medioevali, che generalmente erano connotati da una serialità nell'impostazione delle figure, da un'evidente ripetitività delle fisionomie facciali. Perché in un tempo storico in cui la ricerca espressiva personale, così come viene recepita nell'evo moderno, era molto limitata. Gli artefici si attenevano a schemi iconografici rigorosamente fissati dalla tradizione, seguendo i quali i pittori erano in grado di operare più velocemente, procedendo così per puntate di considerevoli dimensioni. Lo percepite? Guardate già questi diaconi, sembrano fatti con lo stampino praticamente. Come possiamo notare, scusate, andiamo avanti. Come possiamo notare dal colore rosso che emerge, eccolo qua. Vedete? Eccolo qui. Che emerge da una delle figure, e questa è una delle figure più sciupate, Gli esecutori non si avvalevano dei cartoni, disegni particolarizzati, ma componevano i soggetti direttamente sull'intonaco, attraverso modelli sperimentati e codificati da manuali che spesso erano anche illustrati. Della procedura di impostazione delle figure, adesso vorrei mostrarvi un esempio che però proviene dagli affreschi duecenteschi staccati dalla chiesa di Sant'Agnese fuori le mura a Roma, che però testimonia una prassi operativa comune a diversi secoli. La foto ci mostra come la procedura seguisse la medesima prassi riscontrata per l'oratorio. Quindi abbiamo l'incisione diretta della sagoma del soggetto, il disegno a terra rossa e la tracciatura a compasso delle aureole, tre elementi che abbiamo già, dei quali abbiamo già parlato. In questo caso però notiamo due particolarità. La prima è che l'incisione, eccola qua, vedete? Questa è l'incisione diretta che si ferma, attenzione, qui. Ecco, qui e qui, alla fine del collo. Dunque, l'incisione in questo caso riguarda solo la testa del santo. La seconda è che l'intonaco all'interno del nimbo risulta graffito da una serie di linee. Cos'erano questi graffi?
Un'ipotesi c'è, perché sempre dallo stesso ciclo di Sant'Agnese provengono altri affreschi che hanno le aureole dorate. Perciò, in questo caso, se le aureole erano realizzate a rilievo, poi dorate a bolo, allora quei graffi servivano per consentire una maggiore adesione dell'impasto che serviva per rilevare le aureole. Oppure poteva essere un modo per rendere la superficie, una volta dorata, meno riflettente senza graffiare l'oro, per non far apparire troppo abbacinante l'oro che si sarebbe messo o a bolo o a missione. Sono ipotesi. Comunque un dato di fatto è che alcune aureole di quel ciclo sono dorate. A proposito, per gli studenti, se dovesse interessare, il ciclo degli affreschi duecenteschi di Sant'Agnese sono stati pubblicati nel 2008 nel libro Attorno al Cavallini, frammenti del gotico a Roma nei musei vaticani. E in quell'occasione, in questo libro, ho scritto anche un contributo sulla prassi e la tecnica del distacco che si usava per staccare i dipinti. Nel corso della mia attività ho conosciuto estrattisti di fama. Estrattisti sarebbero i restauratori particolarmente specializzati nello strappare o staccare affreschi al tempo che era consentito. E anche io, visto che era consentito, anche a me hanno fatto fare questo tipo di operazione. Dunque noi dobbiamo tornare adesso al discorso dei modelli. Qui abbiamo un altro esempio di qualche tempo dopo, però abbiamo visto come la procedura, vedete anche il disegno com'è eseguito, diciamo tutto l'impianto della figura è eseguito a terra rossa, però ci dobbiamo ancora chiedere: ma perché questo santo, San Pietro in questo caso, ha l'incisione che arriva fino al collo? Perché il resto della figura no? Perché i modelli di riferimento dei soggetti spesso differivano esclusivamente per gli attributi iconografici che li caratterizzavano. E quindi non era così remota la possibilità di errori di rappresentazione. Con tutta probabilità si ricorreva alla loro identificazione scrivendo sull'intonaco appena steso alcune lettere del nome come promemoria, per riportare come una sigla, un accenno che serviva poi, che serviva da promemoria per ricordarsi di scrivere sotto il nome esatto, visto che le posture erano così ripetitive, che le immagini erano praticamente seriali, per non confondersi si ricorreva a questo espediente. E infatti alla destra di uno degli apostoli, sulla parete ovest, la crocifissione che abbiamo visto è nord, sulla parete ovest, si intravedono alcuni lacerti di colore rosso che in questa foto io ho accentuato un po', appunto per cercare di farli emergere. Qui c'è qualche cosa, vedete, qui, in questo punto. E si tratta di tre lettere ricoperte dalla stesura del fondo, che sono identificabili in una P, in una H e in una I. Quindi potrebbero essere le iniziali del nome dell'apostolo Filippo, visto che quella è una parete dedicata, quella
ovest, il primo riquadro della parete ovest e il primo riquadro della parete est al lato della crocifissione sono dedicati, gli spazi sono dedicati agli apostoli. Dunque, stabilita la posizione dei soggetti, si iniziò a delinearne i contorni sull'intonaco ancora umido con terra rossa. Dunque, cerchiamo di immaginarceli questi pittori. Hanno delle sagome, tracciano queste prime impostazioni della testa, poi scendono con il corpo, con il rosso, e poi iniziano a stendere i fondi. Perciò delineata la posizione dei soggetti e i contorni, e con questo rosso, sull'intonaco ancora umido, si proseguiva con la campitura dei fondi, in questo caso color verde, fino a coprire per qualche centimetro il disegno preparatorio. Infatti alcune tracce di pigmento, di questo pigmento verde, sono state rinvenute anche all'interno delle graffiture delle aureole, e quindi le aureole furono verosimilmente tracciate dopo la campitura generale dei fondi. Si entrava sempre un po' all'interno delle figure per non lasciare intonaco a vista. La stessa tecnica che si usava per le tavole a fondo oro quando si dovevano dorare delle parti, e si faceva sì che la pittura circostante entrasse un po' nella sagoma del soggetto che si sarebbe dovuto dorare, in modo che poi l'oro ricopriva tranquillamente tutto quello che serviva, le aureole, gli attributi, delle particolarità, senza che emergesse neanche un puntino della preparazione bianca a gesso, che avrebbe chiaramente disturbato tutta l'esecuzione. Osservando la posizione dei personaggi del riquadro, stiamo parlando sempre ovest, di sinistra, questo gruppo di personaggi, si avverte, guardate, una graduale diminuzione del fondo. Vedete, da destra a sinistra, il fondo qui ha una spaziatura per le piante, perché i santi erano ritmati dalla presenza di queste piante, piano piano questo spazio diminuisce, e questo porta ad ipotizzare un probabile errore occorso al momento della ripartizione generale degli spazi, per cui il pittore si è dimenticato un santo e l'ha dovuto inserire per forza, perché era uscito fuori dalla lista, e dunque si è trovato a dover sacrificare qualche parte della composizione. Cosa ha sacrificato in questo caso? Una lesena. Allora, guardiamo intanto qui come lo spazio diminuisce. Guardate queste due ultime sante, addirittura questo personaggio non più frontale, ma già guardate, e questo è interessante perché ha già un piccolo accenno prospettico, che sembra mettersi quasi di tre quarti, insieme alle altre due sante che si sono praticamente dimagrite, asciugate, per poter entrare in questo spazio mal calcolato. Eliminò quindi una lesena e la consueta pianta d'alloro per poter appunto recuperare lo spazio mal calcolato. Perché forse non ho fatto vedere un'immagine precedente, sì, forse c'era una lesena in vista, vediamo un po', eccola qua, vedete? I due riquadri, sono due riquadri per ogni parete, qui se ne vede uno, sono comunque divisi da una lesena, e qui la lesena non c'è, perché questa parte è già la parete sud, di cui parleremo fra un po'.
Allora, la conduzione pittorica, beh, insomma, è risultata rapida, piuttosto sicura, una conduzione nella quale si alternano pennellate ricche di colore a velature anche di meno spessore. La velatura, per chi non è tecnico, non è altro che lo stesso colore, ma molto più diluito. Io un colore lo posso dare, così, come si dice, a corpo, consistente, perciò sarà coprente, coprirà quello che c'è sotto, o lo posso dare trasparente, diluendolo con più acqua. Le velature più evidenti, le velature più evidenti si ritrovano sulle aureole. Vedete queste tre aureole come sono come si dice, brillanti, luminose. E questa possibilità è proprio data dall'uso di un colore trasparente dato su una base più chiara. In questo caso il nimbo dell'aureola veniva dipinto in bianco, sul quale si passava un giallo trasparente, un giallo molto diluito, una velatura molto diluita. E questo faceva sì che prendesse un valore luminoso tale che poteva anche evocare l'oro. Poteva evocare l'oro senza troppa spesa, visto che anche a quei tempi uno dei problemi della committenza insomma, era quello di risparmiare. Aneddoti di questo tipo ce ne sono moltissimi nelle biografie, eccetera, eccetera. Nei contratti si definiva, oltre, non so, al vitto, alloggio del pittore, si definiva persino quanto oro, quanto azzurro, quanto cinabro, tre elementi, tre materiali, si doveva usare. L'oro, costoso di per sé, l'azzurro, soprattutto il lapislazzuli, che veniva dall'Afghanistan, costava già al tempo moltissimo, era preziosissimo e costava moltissimo. Il cinabro anche era un colore che costava moltissimo e anche oggi costa moltissimo. Al tempo della lira, facciamo la debita proporzione, un etto di cinabro puro oggi costa 150 euro l'etto. Dunque, mutatis mutandis, le cose sono rimaste identiche. Dunque si cercava di risparmiare e si metteva per iscritto. C'è addirittura un aneddoto, mi sembra riportato dal solito Vasari, che parla del Perugino che stava dipingendo, non mi vorrei sbagliare, penso fosse Perugino, comunque l'aneddoto è vero. Stava dipingendo una Madonna, quindi il manto era previsto azzurro, e l'abate passava tutti i giorni a vedere se il pittore veramente usava tutto l'azzurro che era stato ordinato. Alla fine il Perugino, seccato, disse: guardi che io posso fare anche come fanno tanti altri. Prendo il colore azzurro, ne metto un po', sciacquo il pennello, il lapislazzuli va a fondo, quando lei se ne va prendo il secchio, lo filtro e mi prendo la parte di lapislazzuli che è rimasta depositata sul fondo. Così come, pensate, ho trovato uno dei rari esempi di contraffazione, di contraffazione di colore, un colore tagliato, perché a volte per risparmiare il cinabro, comprando una partita di cinabro, si poteva tagliare questo colore aggiungendo del minio, molto simile, pigmento molto simile ma molto più povero e più aranciato anche. E
Facilmente si poteva ingannare il committente facendo questa mistura, e finito il cantiere uno si conservava un bel sacchettino di cinabro per utilizzarlo e farlo pagare all'altro nel cantiere successivo, anche perché poi in certi casi chi andava più a controllare a metri e metri, decine di metri di altezza, non potevano immaginare che un giorno i restauratori non si sarebbero fatti gli affari loro e sarebbero andati ad analizzare al microscopio questi pigmenti. In un caso, per esempio, a San Giovanni, nella loggia di San Giovanni, dove ci fu l'esplosione, l'attentato esplosivo del 1993, addirittura in quell'occasione ci fu anche un processo per contraffazione, perché scoprirono, c'è chi scoprì il fatto e ci fu un processo a carico dei pittori o dei restauratori, adesso non ricordo bene. Torniamo però al nostro finto oro, diciamo finto oro, cioè un espediente, un modo per poter emulare, far apparire una superficie più brillante delle altre. Un espediente che comunque non è che poi sia così estraneo anche al resto, come vedremo in seguito, al resto degli artisti che analizzeremo nel corso dei nostri incontri. Per esempio questa è una piccola, è una statuina sull'arco di Costantino rappresentato da Perugino nella consegna delle chiavi in Cappella Sistina che vedremo domani, che io vi anticipo, e anche in questo caso per rappresentare la statuina d'oro il Perugino usa lo stesso, o chi per lui, usa lo stesso espediente. Velatura di bianco trasparente su una base, velatura di giallo trasparente su una base bianca. Ma mi potreste chiedere, domani me lo potreste chiedere, ma come mai, come in Sistina è stato utilizzato l'oro? Come mai il Perugino non ha fatto proprio questa statuina, non ha usato l'oro? Io non lo so, perché è chiaro che non posso saperlo, ma posso ipotizzare. Perché se avesse fatto questa statuina con l'oro, la statuina sarebbe apparsa molto piatta. Perché l'oro, sì, si può con del colore o a tempera grassa o a olio dare delle sfumature, eccetera, ma ha sempre un punto, un indice di rifrazione molto alto, perciò appare dà meno rilievo alle cose se non è trattato poi in un determinato modo, ma qui esuliamo dalla pittura a fresco. Dunque io penso che lui abbia scelto questa ipotesi, questa tecnica, proprio per dare più volume e realtà a questa piccola statua dorata. Mi sembra sia, lo vedremo domani, una ventina di centimetri questa statuina alta, perciò non è una gran cosa. Ma anche un altro grande, lo vedremo in seguito, alla fine, quando tornerò per la seconda serie, questo è Raffaello. Questo è il Parnaso, in una delle stanze, nella scena del Parnaso. In questo caso Raffaello, come vedete, usa anche lui una base bianca con una velatura gialla, ma non ha nessuna intenzione di imitare l'oro qui, ma è solamente per dare una vibrazione, un altro tipo di intensità, per far assumere un altro valore al colore giallo. Anche perché dobbiamo pensare che i pigmenti usati nelle tre tecniche principe, pittura su tavola, pittura su tela e pittura su muro, i pigmenti non è che fossero così tanti. Poi, men che meno per l'affresco, perché non sopportava alcuni tipi di pigmenti, dovevano essere pigmenti solo naturali. Prima della rivoluzione industriale erano pochissimi. Quanti gialli potevamo avere? Una terra di Siena naturale, un'ocra gialla, un giallorino. E poi?
quali altri gialli potevamo avere? Mica avevamo il giallo di cadmio, il giallo di cromo, giallo di cadmio chiaro, medio, scuro, come si trovano nei tubetti oggi. E i gialli erano quelli, perciò bisognava giostrare attraverso le trasparenze. Dunque, in questa conduzione pittorica rapida e sicura, e torniamo all'oratorio, scusate, dunque questa conduzione rapida e sicura, che, come abbiamo visto, piuttosto organizzata, che si avvaleva dell'esecuzione seriale di stilemi, ne abbiamo un chiaro esempio in queste immagini, nella quale i diaconi, a fronte di una testa pressoché identica, guardate, varia di pochissimo, differiscono esclusivamente per il colore della dalmatica. Inciso, la dalmatica è una veste liturgica simile ad una tunica che indossano i diaconi. Allora, una produzione seriale, appunto, che spesso poteva prevedere anche delle deroghe all'impostazione originaria. Si tratta di mutamenti di intenzione realizzati con la tecnica del mezzo fresco, cioè pigmenti uniti a della calce, come è chiaramente visibile per la figura di San Giovanni, eccola, che regge un cartiglio in posizione orizzontale rispetto a quella verticale prevista per i rotoli tenuta dagli altri, i rotoli tenuti dagli altri apostoli, e della quale possiamo vedere la labile traccia ancora superstite. Guardate se... Sì, forse riusciamo a vedere. Vedete, ve la traccio, eccola qua. Questo era il cartiglio verticale e questa invece è la redazione finale. Il perché sono casi che vanno studiati approfonditamente. Si può avere un'idea personale. Io mi rifaccio al Vangelo di San Giovanni, uno dei Vangeli più importanti, dove in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, eccetera, eccetera. Posso dire questo, ma oltre no. Chiaramente ci vuole uno studioso che possa interpretare anche questi segnali, queste prove che noi facciamo emergere. Una distinzione però, parlando tra tecnici, io questo l'ho definito mutamento di intenzione. Mi si potrebbe dire, ma allora è un pentimento. Ma io devo dire, amo fare delle piccole distinzioni in queste terminologie, perché secondo me il pentimento è un qualche cosa che avviene nel momento esecutivo, una pennellata che deroga dalla pennellata che c'era prima, una pennellata, una sagoma che si ingrandisce un po' e che poi viene modificata. Ecco, io questo lo intendo come pentimento, mentre il mutamento di intenzione, secondo quello che io penso personalmente, è un cambiamento più o meno sostanziale, che può modificare più o meno uno o più elementi di un soggetto o addirittura di una rappresentazione. Ecco, in questo caso un cartiglio
è stato pensato, progettato verticale e dopo compare nella redazione finale, compare orizzontale. Così come anche la distinzione fra ritocco e ridipintura, rifacimento, sono tre cose diverse. Il ritocco può riguardare una piccola parte di un soggetto, la ridipintura già può interessare una gran parte di un soggetto o di una scena. Il rifacimento, a mio parere, invece addirittura interessa la struttura di base, cioè il supporto. Il rifacimento di un affresco non è altro che la demolizione dell'intonaco originale sul quale viene fatta una nuova stesura e dipinta una versione più recente. Questi tre aspetti del lessico del restauro. Uno degli esempi più eclatanti di ridipinture e rifacimenti, peccato non l'ho portato oggi, pazienza, sapete quali sono state? Le braghe della Cappella Sistina, del Giudizio Universale, alcune delle quali erano dei rifacimenti, perché San Daniele e Santa Caterina sotto gli intonaci e le figure furono scalpellate, ridistese i nuovi intonaci, e Daniele da Volterra, San Biagio con i pettini per cardare la lana, che stava sopra Santa Caterina completamente nuda, con i seni al vento, e lì fu demolito l'intonaco, dunque quello è un rifacimento, mentre per altre brache, quelle di Daniele da Volterra sempre, alcune furono fatte con pigmenti a colla, altre invece non documentate, anche quelle furono fatte a olio, eccetera, eccetera. Ecco, quelle non sono ritocchi, sono ridipinture e rifacimenti. Allora, torniamo al nostro discorso, sempre con la tecnica del mezzo fresco, cioè colore misto a calce, furono dipinti gli attributi identificativi di alcuni santi, come la croce, il coltello, le lance e la chiesa tenuta dall'apostolo Mattia. Ecco, questa immagine mi dà uno spunto per parlare un attimo di un argomento alquanto delicato per i restauratori, e cioè la cautela assoluta nella valutazione dei mutamenti di intenzione o dei ritocchi un po' più estesi e dei rifacimenti stessi. Mi spiego meglio. Nel corso dei secoli l'iconografia e i vari diversi attributi identificativi dei santi hanno subito continui cambiamenti dovuti ad esempio a tradizioni devozionali, interventi pittorici, arbitrari, riletture, cioè alcuni sono stati dettati proprio da riletture e interpretazioni agiografiche sulle vite dei santi, oppure su indicazioni derivanti proprio dall'autorità suprema, dalle autorità supreme che si riunivano nei concili, che venivano soprassiedute dai papi. Vabbè, tra i più noti è quello del 1545, il famoso concilio di Trento, no? Che diede poi avvio alla Controriforma. E
durò 20 anni, 18 anni, una cosa del genere. Allora, da quegli atti ne estraggo uno per far comprendere. Da quel momento in poi, ad esempio, si stabilì che il crocifisso doveva essere rappresentato con 3 chiodi e non con 4, come fino a quel momento era stato generalmente fatto. Cioè si fu una precisa definizione. Adesso non ci addentriamo in questo, nell'iconografia, però per dire la massima attenzione come preciso dovere del restauratore di rilevare con esattezza, con attenzione, la natura dei cambiamenti di qualsiasi tipo che si dovessero riscontrare su di un dipinto, che dovrà essere poi sottoposto alla valutazione degli storici di competenza, eccetera, 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 prima di procedere con qualsiasi attività di restauro. Come è stato anche in questo caso, su uno dei cartigli, di questi cartigli degli Apostoli, sul quale compariva più di un'iscrizione, una specie di palinsesto, e che appunto è stato poi oggetto di studio dei filologi. Troppo spesso, presi dall'eccitazione della scoperta, della novità, si va a manomettere un documento che non potrà più essere ristudiato. Togliere qualche cosa, che non sia esso sporcizia o qualcosa di dannoso applicato sugli affreschi, ma nel momento in cui si ritrovano delle ridipinture, soprattutto quando si viaggia in ambiti iconografici piuttosto delicati, è sempre un rischio, perché una volta asportate è come strappare la pagina da un libro di storia. Non si capisce più il prima, non si capisce più il dopo. Perciò questo è il profondo del nostro mestiere. Noi siamo arbitri della trasmissione del passato al futuro. Non possiamo rischiare di sbagliare, altrimenti neghiamo la possibilità ad altri di poterci superare e poter interpretare meglio ciò che noi non siamo riusciti ad interpretare. Vabbè, comunque ciò non toglie che in certi casi un'opinione personale non è detto che non si possa formulare come elemento di aiuto per poter, perché siamo noi i San Tommaso, cioè quelli che vanno a toccare, siamo noi che percepiamo la superficie come da liscia diventa ruvida, e perché da liscia diventa ruvida ci sarà qualche cosa che va indagato, eccetera, eccetera. E beh, insomma, e comunque da parte dei restauratori anche un po' di studio iconografico non farebbe male, oltre ai vari studi di storia dell'arte, chimica, fisica, eccetera, eccetera. Anche un po' di studio iconografico non farebbe male. Anche per non rischiare certe schede che si sono scritte negli anni 60. Su una scheda che rappresentava la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, lo schedatore ha scritto "vecchio compiccione". Perciò. Allora, già ho accennato come il ciclo non presenti una omogeneità stilistica tra le varie pareti, ma la testimonianza di una evidente eterogeneità delle botteghe del tempo. Quindi tutto fa ipotizzare un'assegnazione di soggetti predefiniti sui quali ciascun esecutore era libero di esprimersi secondo la propria cultura di provenienza.
cultura tecnica ed estrazione religiosa. Questa evidente diversità, nella quale è quindi palese l'assoluta assenza di un capo bottega, la si riscontra addirittura sui riquadri contigui della stessa parete e sui quali affiorano diversità tecniche ma soprattutto stilistiche. Guardate qui, è chiara, è palese la presenza contigua di artisti, di due artisti di formazione diversa. Per i personaggi di alcuni riquadri si percepisce un particolare aspetto della superficie dipinta, sì, si vede bene, che si potrebbe definire soprattono. Che significa soprattono? Carico, molto contrastato, molto incisivo, presente. E questo effetto è appunto ottenuto con stesure di colori applicati con notevole spessore. In questo caso gli incarnati dei soggetti sono costruiti partendo da un'ocra gialla di base sulla quale si è proceduto alla descrizione grafica delle linee schematiche dei caratteri somatici essenziali, e questo è avvenuto con terra verde, terra rossa e bianco, mentre per altri su una base d'ocra con linee di caratterizzazione in terra d'ombra e terra rossa. Nel San Paolo, eccolo qui, al lato della crocifissione, pur avendo mantenuto la stessa impostazione di base dell'incarnato e la medesima graficizzazione dei tratti somatici, si ha una maggiore, lo vediamo nella foto dopo il restauro, una maggiore concezione naturalistica evidenziata dalla ricerca dello sfumato, eccola, e dall'uso di un colore bruno per i contorni. Allora, sino a qui le differenze anatomiche, ma anche per le vesti e i paramenti sacri si possono notare alcune diversità. E torniamo al nostro pittore che dipinge soprattono. Sono diversità che si riscontrano nell'accentuazione dei contorni e delle pieghe descritte con il nero ed il bianco per alcuni, mentre per altri il nero non compare e il bianco fu impiegato solo per eseguire la raffinata decorazione delle dalmatiche indossate dai personaggi. Dove questa eterogeneità di estrazione risulta ancor più evidente, e non solo nei dati descrittivi, ma anche in quelli iconografici, e nella scena della crocifissione, nella quale abbiamo l'incontro di due culture. L'eclettica cultura italica di quel tempo fonde i modelli occidentali oltremontani a quelli bizantini e siriaci. Esempio. La figura di Gesù, con gli occhi aperti, in posizione frontale, con le mani aperte, e quindi classificato come tipologia Cristo vivo, pur appartenendo ad una tipologia di impronta bizantina, non presenta invece la caratteristica curva bizantina, derivante dalla postura arcuata del corpo, ma di contro questa tipologia si inserisce in un impianto compositivo a cinque figure, 1, 2, 3, 4 e 5, che invece viene definito siriano. Ulteriori connotazioni bizantine possono essere individuate negli angeli del cielo, nella rappresentazione del sole e della luna,
che sono tutti elementi che vanno a interagire con le altre connotazioni di derivazione occidentale, come per esempio la presenza di due soldati. Questa è una foto prima del restauro, ma per vederla intera. I due soldati con la lancia sono riconducibili al centurione Longino e a Stefaton, quel soldato che porse la spugna imbevuta d'aceto sulle labbra di Gesù. Alcuni studiosi assimilano queste due figure anche alla rappresentazione della Chiesa e della Sinagoga. Il perizoma di Cristo rimanda ad una foggia caratteristica di una tipologia italiana e il confronto è stato eseguito con i perizoma descritti nelle tavole sinottiche della ristampa, un libro bellissimo, una ristampa di un libro degli anni 20 del Novecento, della Sandberg Vavala, intitolato La croce italiana dipinta. In questo libro, un straordinario tomo di saggezza, di ricerca e di studio. Ora, dobbiamo parlare della struttura di questo oratorio. Noi adesso, fino ad ora, lo abbiamo letto attraverso le rappresentazioni figurative, le iconografie, ma questo oratorio ha avuto un anno di costruzione, è stato costruito ad un certo punto della storia di tutto l'ambito basilicale. Un valido aiuto per capire la situazione originaria dell'oratorio ci è fornito osservando la diversa fattura dei mattoni sui quali fu steso l'intonaco per dipingere l'intero ciclo. Infatti, la differenza che si riscontra fra i mattoni ha portato a stabilire come l'oratorio fosse stato costruito sfruttando preesistenti murature all'esterno della basilica. Fra l'altro, nel corso del restauro, appunto, in uno di questi muri è stata trovata una pianta che cresce solo in esterno, una specie che cresce solo in esterno. Dunque, i mattoni di due delle quattro pareti presentano una stilatura, eccola qua, una stilatura fra le commessure, che è una caratteristica rifinitura per esterni di epoca tardo-antica. Inoltre, su una parete sono venute alla luce due finestre tamponate, eccole qui, questa è la parete est, crocifisso, parete est, crocifissione, parete est, parete ovest. E queste, e come potete vedere dalla fotografia, queste due finestre, qui c'è, vedete, la piatta banda sopra, queste due finestre sono state tamponate con mattoni diversi da quelli tardo-antichi e quindi privi di stilatura. Ergo, non erano coevi. Sempre la superficie di questa parete è l'unica ad essere stata, è stata picconata, come vedete, ci sono tutti colpi di picozza, una pratica impiegata per permettere l'aggancio ottimale di una nuova malta. Attualmente l'oratorio è utilizzato quasi esclusivamente come passaggio per accedere al chiostro, eccolo qua. Vedete? Ma originariamente non era così, perché nel corso dei secoli furono create delle nuove aperture come porte, finestre e piccoli archi, e che tutto questo però non fa più percepire in realtà quello che doveva essere la connotazione originale di questo luogo, nel quale il ciclo pittorico si svolgeva su tutte e quattro le pareti. Questa è la parete nord, la parete ovest, la parete ovest e la parete est. Da questa parte
ci doveva essere un'altra parete con la sequenza, con un'altra sequenza di ciclo pittorico, o che poteva essere o la schiera, un'altra schiera di santi, o una scena dei Vangeli, con molta probabilità. L'ipotesi di una sequenza pittorica senza soluzione di continuità, prodotto da un programma iconografico unitario, è stata formulata anche grazie, guardate, a volte la fortuna, la curiosità anche del restauratore. Allora, dove siamo qui? Qui siamo a ovest, sulla parete ovest. La crocifissione è davanti a noi. All'angolo della parete ovest, l'angolo tra la parete ovest e la parete sud, eccolo qua, è stato riscontrato un lacerto, un avanzo, andato a finire sotto una mancanza, stuccato con intonaci, ma da questo frammento si è capito che la fascetta rossa che delimita le lesene, come potete vedere anche in questa conservata, girava, seguiva l'angolo del muro. Dunque, questa è la prova che abbiamo avuto per poter definire come l'oratorio avesse quattro pareti dipinte e non tre, come appare oggi. L'ipotesi di una sequenza pittorica senza soluzione di continuità è stato un dato che ha fatto pensare che questa parete sia stata demolita per una qualche ragione. E quale ragione poteva essere se non quella dell'apertura verso il costruendo chiostro del Vassalletto, il bellissimo chiostro di San Paolo, che infatti avvenne agli inizi del XII secolo. Eccolo il chiostro, qui c'è l'oratorio, questa è una finestra, una delle finestre che vi ho detto che furono aperte così nel corso dei secoli. Perciò la realizzazione del chiostro iniziò nei primi anni del XII secolo e terminò prima del 1214, che appunto questa fu proprio l'inizio più antico delle modifiche che vennero apportate all'oratorio. Il termine antequem delle aperture praticate nella parete sud ci è fornito da un'antica stampa che a chi me l'ha data sarò sempre grato. L'antica stampa si vede anche, non si vede bene, perché così era, questa volta non è colpa dell'acquisizione a scanner. Questa stampa è dell'archeologo Nicolai del 1815, Nicolai era un archeologo storico, nella quale già è chiaramente visibile il passaggio, cioè qui c'è, ormai è documentato il passaggio, è logico se fu aperto al tempo dei Vassalletti. Un ulteriore intervento strutturale riguardò l'ingrandimento del passaggio, la parete nord stiamo parlando, che mette in comunicazione il transetto verso l'oratorio, entrando nell'oratorio, per il quale si dovette necessariamente, ecco, qui si sta entrando nell'oratorio, qui c'era la parete che non c'è più a questo livello e questo è qui si va al transetto, e dunque fu ingrandita questa apertura e per questo motivo si dovette rinforzare il tutto con una piatta banda in mattoni, che però portò alla distruzione di una cospicua porzione della scena della crocifissione. E un'altra sostanziale modifica
fu l'apertura della parete est per consentire l'accesso al contiguo fonte battesimale. Qui a destra, negli archetti, se si va in Sapra, guardate che comunque è visitabilissimo, non come tanti altri siti che purtroppo di quest'epoca che sono chiusi purtroppo al pubblico e servono dei permessi speciali. Qui si va a San Paolo, alla Basilica di San Paolo, si va al transetto, si gira a destra, l'unica porticina che porta al chiostro, ci dovete passare per forza, è tutto facilmente visibile. Io ci sono stato poco tempo fa, diciamo 3 anni fa, e sono rimasto molto male, perché guardate l'essenzialità di come l'abbiamo lasciato, queste sono foto dei primi 1991, e adesso è pieno, è riempito con distributori di ogni tipo, rosari, cose, non so se anche bibite, questo non lo so. E questo mi fa tornare, no, a quello che dice, che diceva la guida del Touring Club, un sito di scarsa importanza, insomma. Invece vedete quante informazioni ci sta fornendo questo povero sito. Dunque, furono aperti i fornici per accedere al fonte battesimale, e in quell'occasione furono staccate anche 2 lunette per aumentare la luce dei fornici degli archetti. Le 2 lunette, stiamo parlando di queste, vedete che prima qui non c'erano queste aperture, erano murate, vedete dalla stampa del Nicolai, si vede che sono murate. Sono le lunette, i clipei, la lunetta, il clipeo e poi c'è una sola apertura. Le 2 lunette staccate a massello vennero reinserite nella parete opposta. Ah, giusto, giusto, scusate. Allora, lo stacco a massello, si definisce lo stacco a massello l'asportazione di una parte dell'affresco completo dell'intonaco, dei suoi strati, perciò intonaco e riccio, in più anche del muro. I primi grandi estrattisti in questo senso erano quelli della fabbrica di San Pietro nel 700. Ci sono dei diari di un commissario francese napoleonico a Roma, De Brosse, che racconta appunto di questo personale, di questa maestranza in grado di staccare interi pezzi di muro. E come ho scritto anche nel mio libro, questa persona entusiasta si è fatto prendere da voglie insane di staccare il Palazzo Te o le stanze di Raffaello, insomma, ecco. Dunque, queste 2 lunette furono staccate a massello, perché poi c'è lo stacco anche semplicemente l'estrazione dell'affresco con il solo intonaco e arriccio, cioè con i 2 strati preparatori principali, fino ad arrivare all'esclusivo prelievo della pellicola pittorica, che avviene attraverso il processo di strappo, si chiama strappo del colore, quell'operazione un tempo consentita, come vi ho detto, che permetteva di estrarre solamente la pellicola pittorica, come un enorme scotch poggiato sugli affreschi. Dunque, le 2 lunette staccate a massello vennero reinserite nella parete opposta. Che le 2 lunette provengano comunque da un'altra parete, ecco, vedete, sono state inserite nella parete, questa parete nord, nella parete opposta, sono questa e questa qua. Abbiamo 2 elementi che ci parlano della provenienza dall'altra parete di queste 2 lunette. In primis la fattura dei mattoni ed in secundis perché presentano la stilatura, cioè la fattura dei mattoni è identica a quella che sta su quella parete. E poi questi mattoni presentano esattamente la stessa stilatura che abbiamo visto già delle commessure fra i mattoni.
Allora, non è stato possibile accertare la data dell'apertura dei fornici, comunque, perché il distacco delle lunette, anche se ancora una volta, come possiamo dire, ecco, aspettate che torniamo un attimo indietro, vediamoci, eccole qua, queste sono le lunette, scusate, avevo dimenticato di, vedete, la fattura di questi mattoni, questi non sono mattoni originali, questi sono i mattoni originali, sono le stessi che provengono dalla parete ovest. E vedete come, come si dice, il fornice di queste lunette non sia corrispondente a quello preparato in seguito per accoglierli. Hanno un altro raggio, un altro settore circolare, sono di un altro settore circolare. Allora, non è stato possibile, come vi accennavo, stabilire, accertare la data dell'apertura dei fornici con il distacco di queste due lunette, anche se facciamo sempre appello alla, eccole qua, alla stampa del Nicolai, pur fornendo la certezza della loro presenza sulla parete est ancora nel XIX secolo, però questa stampa purtroppo non risulta abbastanza chiara da far identificare i soggetti rappresentati. Dunque lo spostamento delle lunette potrebbe essere stato eseguito in occasione di un radicale riadeguamento di tutto l'ambiente, che è documentato, perché noi negli archivi prima del restauro ci siamo documentati, è documentato come eseguito negli anni 30 del Novecento. In quegli anni, infatti, per ovviare ai problemi di umidità di risalita, si aprì un intercapedine. Questi mattoni sono mattoni di restauro. Qui abbiamo quelli originali, questi invece sono mattoni di restauro. Quei mattoni che coprono un intercapedine ricavata nella muratura originale, profonda 20 centimetri, impermeabilizzata all'interno con bitume e riportando a filo la muratura con mattoni disposti in foglie. Allora, questa è la muratura originale, si è scavato, si è tagliato, proprio si è scavato, si è demolito il muro per una profondità di 20 centimetri. Questa zona e l'interno di tutto l'intercapedine ricavato è stato rivestito di bitume. Il tutto, come vedete, è stato ricoperto, chiuso con mattoni in foglio, appunto per lasciare uno spazio di rispetto, di circolazione di aria per ovviare alla risalita dei sali. E tutte queste operazioni, chiaramente, potete immaginare, sono state traumatiche e oltre a provocare la perdita di gran parte dei clipei, guardate, questo è il clipeo, stiamo parlando della parete ovest, che sono questi, 1, 2, 3, 3 scusate, qua, questi clipei. Questo è prima del restauro, questo è durante il restauro, cioè la parte originale era rimasta solo questa, così, di questa parte, di questo clipeo. Vedete anche come la ricostruzione è arbitraria, qui possiamo notare appunto la ricostituzione del fornice fatta con malta, gesso. C'era di tutto e chiaramente risulta anche fuori centro, perché qui c'è uno spazio in quest'arco e qui non c'è più. Chiara testimonianza del taglio del fornice. Immaginate questi poveri... Allora, le lunette si staccano, eccole qua, e si portano via. I clipei restano, ma si martellano gli archi
E immaginate queste vibrazioni cosa hanno potuto provocare ai clipei e agli affreschi anche sovrastante, insomma. Dunque, negli anni 30 decisero di ricollegare, ecco, questa è la situazione di come l'abbiamo trovata noi prima del restauro 1990. Dunque, decisero di ricollegare visivamente tutti i registri dell'ambiente attraverso la riproposizione di un'ipotetica situazione originaria costituita da partizioni geometriche policrome completate dalla ricostruzione di intere zone figurative all'interno delle scene. Sulla volta fu dipinto un cielo stellato e sulle cinque lunette superiori lo stemma della basilica e i quattro evangelisti, i simboli dei quattro evangelisti, e infine fu realizzato un pavimento in stile veneziano. Beh, il restauro degli anni 90 è stata proprio l'occasione per raccogliere tutti gli elementi utili a valutare l'opportunità di acquisire maggiori dati per l'approfondimento delle conoscenze di un ciclo pittorico che al tempo, neanche oggi, insomma, non è stato sufficientemente studiato. E pensate che ciò di cui vi sto parlando, sì, è stato oggetto di una canonica relazione di restauro, ma in realtà non è mai stata fatta una pubblicazione. Dunque, chi la vedrà o ha partecipato ai corsi quando insegnavo alla Sapienza, oppure questa è la prima volta che il restauro esce dall'ambiente vaticano, la prima volta in un'altra sede che non sia quella della Sapienza. Dunque non è stato sufficientemente studiato né al tempo e neanche dopo, perché purtroppo chi doveva studiarlo è venuto a mancare, ed è il dottor Mancinelli, Fabrizio Mancinelli, che diresse il restauro degli affreschi di Michelangelo della Volta del Giudizio della Cappella Sistina. Purtroppo non ha fatto a tempo a redigere e a scrivere qualche cosa e a studiare qualche cosa su questo ambiente. Dunque, la fase di studio ci ha dato la possibilità di stabilire come l'intonaco degli affreschi fosse stato steso sopra la malta dei peducci, delle vele della volta, e che quindi era stata costruita prima o contestualmente all'esecuzione del ciclo pittorico. Dunque, gli affreschi, eccoli qua, questi sono i peducci che danno inizio, che danno il via, che fanno nascere i costoloni, e questi sono la fascia di culmine degli affreschi che la sormonta. Dunque, temporalmente viene prima l'intonaco della volta e poi gli affreschi. Comunque, confortati da queste prime osservazioni, si è presa in considerazione a quel tempo l'opportunità di restituire all'intero ciclo pittorico restituire questo ciclo al contesto di una struttura più pertinente all'epoca di realizzazione degli affreschi. Dunque, demolendo gli intonici e i dipinti arbitrari della volta e delle pareti, guardate che spessore, questo è lo spigolo del costolone originale, mentre questo è ciò che è stato sovrammesso negli anni 30 del Novecento. Guardate che quantità e che spessore in più ricopriva questi costoloni così delicati. Anche la volta col cielo stellato, guardate che spessore di intonaco gli era stata applicata sopra. A seguito della demolizione del considerevole spessore dell'intonaco che ricopriva la volta, si sono ottenute una serie di informazioni sulla sequenza costruttiva originale
E questo infatti è il rilievo delle impronte, delle tavole e delle casseforme, che chiaramente iniziava dai Peducci, eccole qua, 1, 2, 3 e 4, e poi piano piano andavano verso il centro. Queste cassaforma sono rimaste chiaramente impresse, come succede anche oggi, quando viene armata una volta, e poi quando una volta asciutto l'intonaco si tolgono e resta l'impronta. Ma c'è una curiosità, guardate, è una curiosità sulla quale io mi arrovello dal 1990 e alla quale nessuno è riuscito ancora a dare una risposta. Io solo poco fa ho iniziato ad avere uno spiraglio di luce. Di cosa si tratta? Questa è la nostra volta. Sono delle impronte, come fossero degli enormi timbri. Enormi timbri circolari, posizionati in questo modo. Vediamoli. E certo, è strano. Sto ragionando in diretta con voi, mi è venuto in mente un'altra cosa in questo momento, per esempio. Formano una croce, ma all'interno loro stessi hanno una croce. E ci vorrebbe qualche studioso storico strutturista che forse può finalmente dipanare questo mistero. Io non sono riuscito a capire cosa potessero essere. Dunque, a seguito dei risultati ottenuti con il recupero delle gettate originali, immaginate, insomma, finalmente questi affreschi iniziavano, seppur ancora da restaurare, ma iniziavano ad essere isolati otticamente, ma allo stesso tempo iniziavano a vivere in un ambiente architettonico e strutturale a loro più consono. E dunque si è iniziato a restaurare gli affreschi. Di cosa soffrivano questi affreschi? In genere tutti avevano la presenza di, come voi vedete da queste foto, intanto di rideposizione di sali. I sali erano usciti sulla superficie, ma con differenze tra le pareti. Quelli esposte a ovest, appartenendo ab origine alla parete più esterna, presentavano una pellicola pittorica estremamente ridotta di spessore, in quanto più esposti alle intemperie. Chiaramente i muri in esterno, che poi vengono chiusi e ricoperti, hanno assorbito una tale quantità di acqua che poi appena si chiude l'ambiente, la temperatura cambia e i parametri oscillano, tendono a uscire più facilmente, a rimanifestarsi più facilmente sulla superficie pittorica. Quelli della parete est, pur avendo una superficie pittorica maggiormente conservata, avevano anch'essi subito infiltrazioni di acqua piovana e il colore chiaramente tendeva a polverizzarsi. I dipinti della parete nord, con la crocifissione, conservavano una discreta quantità di colore, ma con un'alta percentuale di sollevamenti. Ecco, questa era la situazione più tragica. Questi sollevamenti, chiaramente causati dalla enorme quantità di sali che fuoriuscendo, come aghi, spingevano il colore, lo facevano rigonfiare.
Beh, nel corso dei secoli i problemi di staticità degli intonici hanno richiesto, abbiamo trovato tracce di più di due restauri, insomma, e in alcuni casi per ovviare e per tamponare, per trattenere questi sollevamenti, questi allontanamenti dell'intonaco dalla superficie muraria, furono oltre a grandi quantità di consolidanti, furono anche inserite delle grappe metalliche di filo di ferro attorcigliato, grappe metalliche a T che si infilavano, riscontrate per circa 5 cm all'interno degli intonaci. Si predicava un foro, si infilava questo filo di ferro a T, l'asta della T rimaneva fuori, come le catene che si vedono a volte anche negli edifici antichi, e poi il tutto veniva stuccato. È stato, in questo caso abbiamo insomma, trovato una stuccatura costituita da calce, polvere di mattoni e olio. Ne abbiamo estratte 118 per la parete est e 33 per la parete ovest. Oltre a questo, la ristrutturazione novecentesca ha previsto anche una serie di veri e propri rifacimenti, come potete vedere in questo caso. La parte bassa della figura di San Giuliano, San Celso, Santa Basilissa e Marcianilla, eccolo qua, e questi ritocchi e rifacimenti riguardavano praticamente tutte le scene. Qui abbiamo esempi di ritocchi alterati, guardate questo viso che appare ormai prognato, qui anche visi completamente ridipinti, mani che affiorano dalla nebbia dei sali, questa è una mano del 1930 dipinta su questi sali, dunque la deposizione dei sali è stata prima del 30. E tutti i fondi, anche tutti i fondi sono stati ridipinti. Vediamo di tornare un attimo. Ecco, guardate questi fondi, appaiono color verde oliva, giallastro verde oliva, e qui si leggono ancora le palme, ma per esempio qui non si leggono più i lacerti, chiaramente, di piante di alloro che scandivano i diaconi e i santi. Anche gli affreschi della parete nord hanno subito numerosi rimaneggiamenti, come abbiamo visto il più importante è quello della piatta banda, eccola qua, questa è tutta la ricostruzione. Oltre a questo fu ridipinto il cielo, fu ridipinto tutto di marrone, furono riprese anche le figure ai lati della croce, le vesti di San Paolo, oltre a quelle di San Pietro, San Paolo e San Pietro, al quale furono ridipinte le mani con in pugno le chiavi. E qui mi riallaccio al discorso degli attributi dei santi, visto che le chiavi impugnate da San Pietro, quantunque non originali, nel corso della pulitura sono state conservate per mantenere gli attributi identificativi di riconoscimento del santo. Tornando un attimo al problema dei sali, che ormai chiaramente sono stati asportati e non, io ho controllato, come ho detto, 3 anni fa, per curiosità, è tutto molto stabile, l'ambiente si è equilibrato perfettamente. Però nell'occasione del restauro del 90 noi abbiamo dovuto differenziare un po', no? Gli interventi per estrazione di questi sali, eccetera. Se nelle pareti ovest
ovest ed est, è stato sufficiente l'impiego di acqua demineralizzata, foglio di carta giapponese, data a pennello, una lenta e paziente estrazione. I restauratori sanno di cosa parlo. Per la parete della crocifissione, quella distanza del colore che si era allontanato dalla superficie dell'intonaco poteva presentare qualche problema. Attraverso la consultazione, chiaramente, con il laboratorio scientifico, al tempo diretto dal dottor Gabrielli, dice, beh, potremmo anche provare la riconversione secondo il metodo dell'opificio di Pietrodure, quello di Botticelli, no? Negli anni 90, degli anni 80, messo a punto da Guido negli anni 80, perché in questo modo si ottiene anche contestualmente il consolidamento della pellicola pittorica decoesa. Però, sinceramente, dopo i primi tentativi abbiamo dovuto desistere. Ma lo sapete perché? Il metodo prevede l'uso della polpa di carta, no? Chi lo ha l'ha praticato? Noi al laboratorio dei musei non l'abbiamo praticato moltissimo, solo in alcune occasioni. Io stesso l'ho utilizzato al Palazzo della Cancelleria, nella cappellina del Salviati, dove c'era stata un'infiltrazione di un impianto igienico. E lì, limitatamente a quella zona, ha funzionato, eccetera, eccetera. Ma perché non c'era questa tipologia di sollevamento? Perché va da sé che se io prendo la polpa di carta e la devo adagiare su una superficie di questo tipo qui, e chi la controlla? Cioè, io devo schiacciare e c'è il rischio che frantumo tutto quello che ho a contatto con la polpa di carta. E allora questo ci ha fatto desistere dall'impiego per invece tornare a una metodologia che ho usato anche, abbiamo usato al laboratorio anche negli affreschi, nelle grottesche cinquecentesche del Palazzo di San Giovanni Laterano, i portici che erano sollevati grosso modo come questo tipo di pittura che vediamo qui. Dunque, carta giapponese, prima una leggera, una spruzzatina con lo spruzzino, il santo spruzzino di acqua demineralizzata e un po' di alcol come tensiattivo, foglio di carta giapponese, spruzzino sempre di acqua, il foglio di carta giapponese si va a prendere tutte le asperità. Piano piano, poi a quel tempo si è usato il prima la C33, è una resina, per i non addetti è una resina acrilica, diluita, 2 a 1, spruzzino, spugnetta baby, leggerissima, piano piano, tamponata, un attimo, un po' di tempo di riposo, rullo, piccolo rullo di gomma piuma, passaggio, caduta del velo di carta giapponese e le cose sono andate a posto. In questo modo siamo riusciti a far riaderire una superficie molto difficile da trattare. Per risolvere, questo è il risultato e va bene. Ecco qua le tre pareti. Diciamo, per risolvere i problemi di restituzione estetica dell'intero ambiente, chiaramente, come ho accennato, si è scelto di ricondurlo alla sua essenzialità originaria. Questo permette la lettura della sequenza originale del ciclo pittorico, isolandolo otticamente dal contesto di quei rifacimenti più tardi. Resta questo pavimento veneziano, sinceramente, che grida vendetta. E quindi
sono stati trattati gli intonaci, sono stati stesi dei nuovi intonaci dappertutto, meno sopra, sopra sono rimasti i mattoni a faccia vista, qui sono stati passati gli intonaci nuovi, trattando la superficie con la granitura. La granitura dell'intonaco è quell'operazione che si esegue o con uno straccino, o uno straccio, un cencio bagnato, o con un pennello umido a setole dure per sollevare il granello di sabbia o pozzolana, a seconda di che malta si usa, e renderlo più ruvido. Questa operazione si chiama granitura. L'estrema frammentarietà dei clipei inseriti fra gli archi della parete est chiaramente ha suggerito la scelta di stendere anche lì dei nuovi intonaci un po' in sottolivello, però, allo scopo di ottenere un elemento arretrato di raccordo cromatico con i dipinti delle scene alle quali appartenevano. C'è stato, lo possiamo vedere forse dal precedente, eccoli qua, sono questi qua. Infine, laddove il valore tonale è troppo chiaro delle lacune di superficie, no? Vedete sul viso di Gesù, risultava troppo chiaro in certi casi, ma si è proprio fatto una reintegrazione mirata per avere una corretta lettura dell'immagine, e si è proceduto appunto ad abbassare il tono di queste lacune per mezzo di velature che non disturbassero ma riportassero un po' quello che era il tono dell'intonaco originale. Certo, cicli pittorici di questo periodo non sono, come ho detto, non sono molti a Roma, mi ripeto, neanche facilmente visitabili. Ma soprattutto in questo caso non si deve fare nessuna fatica ad immaginare e ad ipotizzare la situazione originaria. Contrariamente a quando si intraprendono gli studi, no? Degli stacchi di, faccio un esempio, gli stacchi di Sant'Agnese, dove ci si trova spersi, non si riesce ad immaginare la collocazione. Questa immagine, dove era, in alto, in basso? E insomma, studiare cicli di quel tipo così frammentati è un'impresa molto ardua. Però, come abbiamo visto, malgrado la frammentarietà e la povertà pittorica, come diceva la guida del Turing, oratorio, e le modifiche di alcuni elementi, beh, insomma, possiamo fortunatamente studiare ancora un'organizzazione di una bottega romana. Tutti i cui componenti sono stati tutti all'opera nello stesso momento. Ed è veramente un raro esempio. Grazie.